amici di Gilda TV. Con l'augurio del presidente Mattarella per il nuovo inizio d'anno scolastico avvenuto a Napoli, in cui sottolinea l'importanza della scuola nella società, si apre una settimana densa di polemiche e colpi di scena. Se da un lato Stefano Belli, famoso autore di romanzi, rifiuta il premio alla cultura consegnato dal ministro Franceschini perché, sottolinea lo scrittore, questo governo, come i precedenti, con i suoi decreti distrugge la cultura, dall'altro lato Pippo Civati non nasconde il suo rammarico per la non riuscita del referendum contro la 107 conclusosi il 27 di settembre. Intanto a Palermo, durante la festa dell'unità, ancora una rappresentanza del governo, capeggiata dal sottosegretario Faraone, viene contestata da precari, rendendo impossibile l'intervento. Docenti e ADATA non si fermano, chiedono a gran voce un nuovo plebiscitario sciopero generale della scuola. Mentre cominciano a delinearsi le linee guida per il prossimo concorso che sarà bandito il 1 dicembre 2015, si fa sempre più insistente la voce che non ci sarà un test preselettivo e che le classi di concorso rimarranno invariate per i prossimi 3 anni, non escludendo però quelle lauree che hanno avuto accesso solo adesso ai TFA. Nel frattempo, i docenti che rientreranno nella fase C potranno abbandonare la supplenza ottenuta a beneficio della presa di servizio, come previsto dall'articolo 36. Quasi sicuramente, però, il personale della fase C sarà impiegato per coprire supplenze brevi, quindi saranno costretti a fare i tappabuchi. In balia delle incertezze, invece, rimangono i diplomati magistrali abilitati. Ad evidenziarlo in un comunicato stampa il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, che chiede con fermezza al MIUR di fare chiarezza per sanare questa situazione paradossale. Chiarezza chiedono anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che in un comunicato stampa invitano il governo ad agire. Anche Gilda TV si è occupata della questione con 2 servizi, intervistando un insegnante con diploma magistrale e chiedendo il parere legale dell'avvocato Tommaso De Grandis. Inutili si sono rivelati fino ad ora gli incontri sindacati Giannini, che hanno lasciato numerosi punti oscuri sul procedere della riforma. L'unico elemento che ha avuto qualche chiarimento è stato la valutazione di dirigenti scolastici, che avrà cadenza annuale e sarà effettuata da un dirigente regionale che si avvarrà di nuclei di valutazione. Non diventerà invece ancora effettivo il comitato di valutazione dei docenti. Ancora scottante si rivela la questione pensioni. E mentre Poletti e Renzi continuano a lavorare sulla riforma della pensione anticipata, con il presidente dell'INPS Tito Boeri che afferma che tale proposta è fattibile, il demografo Antonio Golini denuncia il crollo del sistema, paventando uno scenario apocalittico. Nonostante l'inizio inoltrato delle elezioni, si registrano flop, disagi, denunce e realtà contrastanti che ci piacerebbe mettere in evidenza nelle nostre news. In una scuola primaria di Firenze, le ore settimanali garantite ai bambini sarebbero 36 anziché 40, con le 4 rimanenti affidate ad una cooperativa a pagamento. Ma tale procedura non è prevista dalla riforma né da alcuna normativa, tanto che l'AGE Toscana e l'Associazione Genitori cercheranno di fare chiarezza. A Monza, la controversa vicenda di discriminazione sessuale in una scuola cattolica, dove un ragazzo è stato espulso perché gay, comprensibile la rabbia della madre che denuncia tale episodio. Un altro fatto molto grave che non trova alcuna giustificazione è la fuga di una bambina di 5 anni da una scuola primaria di Milano, che ha suscitato grande preoccupazione per le famiglie sulla sicurezza dei propri figli. A Brescia invece si prospetta uno spaccato di quello che sarà la scuola del futuro. Alla primaria Manzoni si sono formate 2 prime composte solo da stranieri, una multietnicità che prende sempre più piede nel nostro paese. Sotto l'odio del ciclone, un videogioco che incita ad uccidere un professore con tutti gli oggetti che si possono trovare in classe. L'Osservatorio dei diritti sui minori denuncerà il gioco alla polizia postale. Ciò mina a svalutare ancora di più l'autorevolezza della scuola. E se a Milano mancano ancora all'attivo più di 1.000 prof che mettono in evidenza il fallimento della buona scuola, a Palermo una sentenza del TAR ha concesso un risarcimento ad un alunno affetto da disabilità perché sprovvisto dell'intero monte ore settimanali.
Ricordiamo le prossime iniziative. Il 15 ottobre i dirigenti scolastici a Roma presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, il 22 ottobre personale ATA manifestazione all'aperto in Viale Trastevere a Roma, il 24 ottobre giornata di mobilitazione nazionale, capoluoghi di regione o altro. Tutti i nostri video sono visibili anche sul nostro sito gildatv.it. Da Elena Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.